E allora eccoci qua di nuovo per la terza settimana, pelo e contropelo, questa trasmissione che è appena iniziata è già diventata un classico. Pensate, veramente, ci stanno fermando per la strada, non solo i vigili, eh. Ora ci vuole, no, perché il nostro barbiere Cristiano, insomma, lo stanno fermando, ma insomma è meglio sotto la fermata, un'altra volta, è meglio. Però in ogni caso, insomma, stiamo andando avanti bene, siamo entrati ormai nelle case degli italiani, è pelo e contropelo da Figaro, questo è un negozio granerizio bellissimo a Certaldo, è un negozio veramente figo. Come dico io, poi avete visto insomma che persone vengono a farsi la barba e i capelli qua, ormai c'è personaggi famosi di tutti i generi, quindi insomma è un negozio che merita veramente di essere visitato. Ma iniziamo con le notizie che sono parte integrale della trasmissione, noi iniziamo con le news e la prima parliamo di una brutta malattia, purtroppo l'Alzheimer, che è questa malattia insomma attanaglia tante persone, hanno identificato 5 nuovi geni, il problema è che loro pensano di essere 6. E poi attenzione, New York, ritrovato il cobra scappato dallo zoo. Pensate, è scappato un cobra dallo zoo, l'hanno ritrovato, non è che l'hanno ritrovato, no, è che dopo 2 giorni a Manhattan il cobra allo zoo e c'è tornato da solo, capito? E c'è tornato. Attenzione, poi ci sono disponibili le nuove applicazioni per l'iPhone per smettere di fumare, e voi che volete smettere di fumare c'è questa nuova applicazione per l'iPhone, funziona benissimo, soprattutto se la usi contemporaneamente tutte e due le mani insieme, allora funziona benissimo. E poi attenzione, parliamo sempre di Facebook adesso, sempre parliamo di tecnologia, pensate che gli italiani passano su Facebook, pensate, ben 6 ore e 27 minuti al mese, pensa a Facebook che deve passare tutto questo tempo agli italiani, questo è il problema. E poi ultima notizia prima di addentrarci nel proseguo della trasmissione, viene ancora da New York, trovato esplosivo in un cimitero esplosivo, che terrorista disonesto, si vuole prendere i meriti di lavoro fatto da altri, e questa è la nostra notizia anche per oggi. Tutto bene Cristiano? Sì, il nostro barbiere che scalpita qua, chi arriverà oggi a farci visita? Non lo so, chi lo sa, vediamo un po', Va via lei? No. No. No, ho visto lei, mi metto lì. Signore, abbiamo ospite oggi con noi Sergio Forconi. Eccoci qua. Allora, io innanzitutto un ringraziamento per essere venuto qua da noi. Questa è una parrucchieria particolare, nel senso qui facciamo capelli, ma facciamo anche interviste. Mentre buffate. Mentre, esatto. Capelli, no, io quindi no. Volevo fare capelli. No. Ma non è che mi fido tanto, perché poi ho visto che solo di solito per fare capelli bisogna essere in due per fare capelli a me. Sì, perché uno di qua, uno di là. Okay, per le dimensioni. No, questo è qui, è uno, però posso fare la barba. Dai, facciamo la barba. Sergio Forconi. Ma lei è all'altezza, sì. garantisco io. Sergio, di solito con quei rasoi elettrici. Ho capito. No. Senti, tu hai fatto Amici miei, Berlinguer ti voglio bene, Il ciclone e un sacco di altri film. Sì. Qual è quello che ti è rimasto più nel cuore di questo film? Beh, diciamo, ora dire Il ciclone è parecchio scontato, no? Esatto. Perché, insomma, quello mi ha reso. Però, insomma, Berlinguer ti voglio bene, ragazzi, è stata tanta roba. Un'icona. Era un film. Parliamo. Senti, ma Benigni, tu hai visto Benigni lavorare lì, era agli inizi. Sì, è proprio così. Sì. Era agli inizi. Il primo film, esatto. Ma te lo saresti immaginato che questo andava a vincere 2 Oscar, poi, insomma, faceva quello che ha fatto. Io dissi, questo sarà l'erede di Charlot. Ok. E tutti mi diedero sulla voce. Ma tutti, addirittura volò qualche zuppa. Poi è successo, i successi che ha avuto... L'hanno detto i media, i media, allora, e anche quelli dicevano, allora li ho ritrovati, ma allora me l'ho detto io, certo. Nel lontano 1976, proprio come si dice a Firenze, una mischerata. Infatti. Senti, Il ciclone è il film che ti ha reso famoso, cioè nel senso comunque sia, sì. Dal ciclone in poi chiunque conosce Sergio Forconi, no. Non che prima non ti conoscessero, però no, diciamo il ciclone, tutti, Sì, però il ciclone è diciamo, quello insomma, che ti ha dato forse più visibilità a livello globale, perché poi il ciclone l'hanno visto quante persone? Tante persone, il film è più visto
più visto in assoluto, uno dei più visti in assoluto. E nel ciclone io ricordo una scena bellissima dove tutti fanno una canna. Ah, è vero, c'è la pena dove non solo tu, ma insomma c'era. Sì, se la facevano anche gli altri. Se la facevano anche gli altri. Se, cioè, se la fanno gli altri, io gli dico dai, me la canna. Dai, anche a me. Esatto. E io credo che, insomma, chiunque che abbia visto quella scena sia fatto questa domanda. Cioè, ma quella canna era vera oppure sì, no? Era vera. Era vera. Cioè, sì, perché, no, no, guarda, era vera. Perché se tu guardi il film, infatti c'è occasione di riguardarlo, ci sono tanti, te tu vedi, c'è il primo piano della pupilla, la dilatazione della pupilla. Ho capito. E se senza la canna... No, certo, quindi per farlo realista, realistico... 12 canne mi sono fatto. Addirittura? Sì, perché poi tutte le scene vanno ripetute. 12 anni, certo. Diceva, allora, l'unica scena che gli attori invece di lamentarsi quando doveva ripeterla, diceva, no, faccia rifare un'altra volta. Sì, sì, cioè, ma lui gli sbagliava apposta. Certo, dice, ci mi sono dimenticato le battute. Mi sei sbagliato, ma c'era anche egli dietro, dietro la cinepresa. Ah sì? Sì, sì, che gli quando si davano stop, veniva a pigliacci emozioni. E certo, sì, dice, allora sì, si rifà, certo, sì. Accende le note. Senti, cosa consiglieresti a un giovane che si vuole mettere a fare l'attore? A uno che dice voglio fare l'attore, ce ne sono tanti ora, ce ne sono tanti, e direi che fare l'attore è un bel mestiere, è bello, però è molto impegnativo. Certo. Quindi io il consiglio che mi sento di dare è quello di essere molto umili. Se uno fa anche una piccola cosa, qualcosa, non creda di essere arrivato. Certo. C'è sempre, è sempre un esame. Tutte le volte che ci presentiamo di fronte a un pubblico, e questo è anche con, non solo nel cinema, è nel teatro, televisione. Di non credere mai di essere arrivati. Di essere arrivati, sarebbe l'errore più grave. Sarebbe, infatti, certo. purtroppo io ne conosco tanti, perché la mia venerante età, insomma, mi ha fatto conoscere tanta gente. Ma io bello e fatto, ho già fatto, ma che ti ha fatto? Che ti ha fatto, insomma, certo. Senti, ma una cosa ti faccio, ma il movimento dei Falconi era tutti i tuoi parenti? Come? Il movimento dei Falconi, a tutti i tuoi parenti. Questo mi andava un successo. Questo è un successo incredibile. Senti, quando ho visto i Falconi in televisione, vai, ci siamo tutti. Sì, però insomma non è che... Non aveva tanto successo l'anno fa. No. Senti, c'è una cosa che non rifaresti, tutte quelle che ti ha fatto, tu l'ha fatte tante di cose. Una, portando rispetto a tutti, diceva, questa proprio, una la rifare per il... Ma nel mondo dello spettacolo. Dello spettacolo, certo. Anche se ci sono state delle esperienze non tutte positive, non tutte belle, perché sono sempre esperienze, capito? Quindi dire io non la rifarei, perché ma non la rifaresti perché? No, dico, che senso ha dire non la rifarei? Perché quando tu l'hai fatta pensavi che non andava? È chiaro. Tu hai scritto un libro, non l'ho scritto io, non l'hai scritto, scritto. Ah, hanno anzi, scritto una signora, una biografa bravissima, Anna Maria Biscardi, e un giorno era una fans del teatro, vedeva tutte le commedie, mi aspettava sempre fuori, e una sera dice, ma Falconi, dice, ma perché non scrive un libro, scrivere un libro su di lei, un libro su di me, ma che scherzava, ma chi la vuole gli interessa un libro su Falconi? No, gli potrebbe interessare. Ma senta, io non voglio spendere un euro. Cioè, quello è importante. Nemmeno un euro ce l'hai già bene. Dice, io non gli prendo niente, si trova degli sponsor. Va bene. Insomma, infatti si è trovato degli sponsor, lei non ha preso niente. È uscito questo libro da qualche anno. Senti, dirò che è andato molto bene. Anche perché si presenta bene, un libro bello, robusto. Certo, Sergio Falconi, attore per caso. Sì, bello, robusto, anche se tu devi tirare in testa a qualcuno. Sì, appunto, anche per difesa personale. Funziona molto, allora consigliamo, dai, compriamo attore per caso, c'è tutta la tua storia qui dentro, no? Qui c'è un po' la mia storia, c'è tante foto. Certo. La storia, insomma, voglio dire, certo. Infatti, la signora, qui c'è proprio una frase che credo che rispecchi
anche il mio carattere, e a fine libro dice: ma dice, ti senti realizzato, pensi di aver fatto tutto? No, io devo ancora da cominciare. Certo, ottimo, benissimo. Sergio Forconi, grazie a tutti per essere venuto da noi, e per tanti che vengono, veramente avere ospitato te ci fa veramente felici e contenti, Cristiano? Mi sarei fatto anche capelli. Vabbè, sì, la prossima volta si prenderà. Ma ancora con questa intervista, ma insomma io mi devo tagliare i capelli qua, oh! Che poi mi è venuto in mente il periodo del rimorchiare. Io sono stato sempre un grande rimorchiatore. Tant'è che a un certo punto mi sono rivolto a mio cugino Rosario e dico: Rosario, ma per rimorchiare come devo fare? Lui: Salvatore, va bene che per rimorchiare usare qualsiasi mezzo. E ho cominciato a usare tutti i mezzi, io. Treno, aereo, nave. Ho iniziato con il treno. Praticamente il treno prendevo gli intercity perché sapevo che il viaggio durava di più e quindi avevo più tempo per rimorchiare. L'unico problema di questi intercity è che poi c'era la prenotazione. Quindi appena ne vedevo qualcuno accanto libera, qualcuna buona, mi ci piazzavo subito. Poi facevo finta di niente, come giravo. Guarda, ecco, abbiamo i posti vicini. Il destino ci ha fatto incontrare. Una volta non mi ero accorto che c'era uno bello, biondo, occhi azzurri. Questo, manco mi sono seduto. Mi scusi, il posto è mio. Prego. Oh, manco si è seduto! Questa si gira verso di lui. Abbiamo i posti vicini. Ah, il destino che ci ha fatto incontrare. A quel punto mi sono alzato, dico: scusami un attimo, la battuta era mia, se non vuoi darmela almeno mi paghi i diritti d'autore. Poi il biondo si gira verso di me e mi fa: abbiamo i posti vicini, il destino ci ha fatto incontrare. E come, guarda un po', con tutte le barbe che ci sono, proprio a Biggie Jim. Poi si gira di nuovo e mi fa: sai, io sono bisex. Dico: veramente anch'io sono bisex. Se mi dai due donne me le faccio tutti e due. E insomma, alla fine l'unico rapporto che ho avuto sul treno è stato con la bigliettaia. Ma anche lì mi sono emozionato. Sono arrivato subito al dunque e alla fine questa mi ha fatto il supplemento rapido. Niente, dico, cambio mezzo del rimorchio, va, aereo. Mi facevo il biglietto con internet, questi che costano un euro a casa per risparmiare della Ryanair. Me ne andavo all'aeroporto, mi nascondevo dietro il pelaccio, appena vedevo una buona mi ci piazzavo subito dietro. Arrivato a check-in, lo stesso, gradisce finestrino o corridoio? Accanto a questa che è andato via, cortesemente, grazie. Mi ricordo sull'aereo una volta uno che c'era, una bella che ci aveva iniziato a provare, questo a un certo punto si gira e mi fa: mi scusi, ma lei è troppo brutto. Dico: scusa un attimo, con un euro che ti aspettava George Clooney, no, Poi invece un'altra volta un altro mi fa: ma qui non c'è atmosfera. Ecco, guarda che l'aereo vola alto, ma non così tanto da uscire fuori dall'atmosfera. Insomma, sta battuta l'ha fatta ridere. E quando pensavo che stava per cedere i suoi approcci, mi va a rovinare tutto l'altro parlante dell'aereo. Qui al comandante che vi parla, ricordiamo che la Ryanair mette in vendita i suoi articoli, abbiamo in vendita la nostra linea di profumi, la nostra linea di borse e per il signor Petrucci la nostra linea di profilattici. Minchia, dico, va bene pagare poco, minchia, ma pure il comandante Guardone, questo no! Insomma, non mi rimaneva che come mezzo del rimorchio la nave. Mi sono vestito nel modo giusto, con una bella maglietta con una scritta, sono salito a bordo, ho visto una bella signora, ho cercato di abbordarla con frase gentile. Buonasera signora, sai che veramente lei è una bella donna, sa? Con lei mi piacerebbe andare fino in fondo. Io questa è scappata spaventata! Poi ci ho pensato un attimo su, perché effettivamente, se sono su una nave e gli vado a dire a una signora con lei mi piacerebbe andare fino in fondo, non è una frase giusta da dire se sono una maglietta con la scritta Comandante Schettino Fans Club! Ma che mi ricrescano i capelli se mi do questo così? So, perché io sono un po' stempiato, dice, vada il barbiere, ma io insomma, giusto l'intervista posso fare da proprio io, perché insomma questi capelli. Allora, noi vi ringraziamo, a parte gli scherzi, di nuovo dell'attenzione. Avete visto, ormai la trasmissione è così, si passa da un'intervista a un intervento di cabaret, pelo e contropelo. Ormai abbiamo fatto già la nostra strada, sono tre puntate, ma non finisce qua, no? Continuiamo, perché non ci stanchiamo mai di venire a farvi compagnia nelle vostre case, nei vostri salotti, eh? Allora vi ricordo, se ci volete chiamare nelle vostre piazze, volete chiamare i nostri comici, io dico sempre, c'è una fame incredibile, per cui fatelo, il numero da fare è questo, che è il mio, poi rispondo io, c'è una cosa fatta in casa questa qua, cioè, o rispondo io oppure lui, oppure il barbiere, tanto si chiama Cristiano anche lui, il problema è che se risponde lui poi mi manda qui in paese, vero o no? Quindi
Quindi è bene che risponda io. Chiamateci, che noi si viene volentieri a trovarvi ovunque voi siate, ok? Allora, vi ricordo che siamo ancora qua in questo bellissimo posto, Figaro a Certaldo, che è un negozio molto figaro, e non mi resta che rimandare l'appuntamento alla prossima volta. Quando ci saremo, è semplice saperlo, basta seguire il nostro sito internet, Facebook, siamo ovunque, ormai non ci ferma più nessuno. Allora, ci vediamo ancora con Pelo contro Pelo la prossima volta. Ciao!